Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza di melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono acqua, sale, melanzane tagliate a fette, farina di tipo Manitoba, olio evo, lievito di birra fresco, sale, zucchero. Per condire, passata di pomodoro, mozzarella, basilico, sale, origano, olio e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Lasciare raffreddare le melanzane e svuotare il boccale. Le melanzane si sono raffreddate e trasferirle nel boccale. Nell'acqua tiepida mettere il lievito e lo zucchero e sciogliere con un cucchiaino. Frullare le melanzane per 30 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il lievito che abbiamo sciolto in acqua. La farina. E l'olio. Ed impastare in modalità spiga. Per 3 minuti. Riunire il sale e continuare ad impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, risulterà colloso. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire in una teglia per pizza rivestita con carta da forno. Con le mani unte con olio, stendere l'impasto. Lasciare lievitare ancora un'ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto. Adesso condire la salsa di pomodoro con il sale, l'origano, il pepe e l'olio. Amalgamare bene. Versare sull'impasto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 35 minuti. Successivamente riprendere l'impasto dal forno, condire con la mozzarella, rimettere in forno e cuocere per altri 10 minuti a 200 gradi. La pizza è cotta. Serviamola. Pizza di melanzane. Grazie e alla prossima ricetta.